Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo let's play di Dying Light che stavamo tutti aspettando da un bel po' di tempo. Non ho idea di come sarà il gioco, in quanto anche soltanto le copie review sono state lasciate in America tipo l'altro ieri, per cui ci sono state ancora poche recensioni. Intanto, come al mio solito, vediamo velocemente le opzioni. Per ora, cambiarma no, qui devi tenere premuto F, per il resto volume tutto alto, niente di strano. I comandi si possono fare con tastiera o con controller. Smoothing, niente. per quanto riguarda video, abbiamo schermo intero, no, ma gioco borderless, no V-Sync, voglio vedere come va, cosa succede. Lo sto testando qui con voi, il resto tutto alto. Ho aumentato la distanza visuale, ma non al massimo, ma su questo ci dovrei ancora giocherellare. Ho tolto giusto il motion blur perché veramente mi dà fastidio. Poi, insomma, se a gran richiesta vorrete motion blur, ci penseremo. E più o meno dovrebbe essere tutto. Sui comandi non ho idea perché non sono ancora mai entrato in gioco. Quindi, che dire? Iniziare una campagna con una nuova partita. Sì. Da circa 2 mesi gli occhi del mondo sono incollati sulla città di Arran, che è stata colpita da un'epidemia causata da un agente patogeno sconosciuto. Non si sa ancora cosa abbia provocato questa orribile calamità. Il Ministero della Difesa ha eretto un muro per isolare l'area subito dopo lo scoppio dell'epidemia. Il GRE, che si occupa delle operazioni di soccorso, continua a inviare rifornimenti per i sopravvissuti nella città. Nonostante il GRE abbia confermato di voler aiutare le persone costrette in quarantena ad Arran finché non sarà trovata una cura, il Ministero della Difesa ritiene necessario agire in modo radicale per evitare il dilagare del virus. Ma il dubbio rimane. Ci sono ancora in città dei superstiti non colpiti dal virus, come sostiene il GRE? E in tal caso, il Ministero porterà comunque avanti il piano di annientare la città per eliminare, una volta per tutte, il virus di Arran. A causa del virus o a causa delle scelte del Ministero, una cosa è certa. La città di Arran ha i giorni contati. Attivato. Inizio del briefing. Informazioni sul caso. Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan. E ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE. Con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni. Situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzione di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa. Non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare Suleiman e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. Oh.
Ve l'avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe e portatelo da Raissa. State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Indietro, ritiriamoci! Forza, dobbiamo muoverci! Portiamolo via dalla strada! Aprite la porta! Jade, preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un morso sul braccio. Oh, merda! Amir è ferito! No. Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri? Non lo so. Inizio problematico, decisamente. Allora, trova Suleiman e intercetta il file. Qui abbiamo capito che c'è stata una specie di terrorista, fondamentalmente, che rischia di diffondere quello che già sta affliggendo Arran. Il processo dettagliato nel file è incompleto e tossico se implementato nel suo stato attuale, perché questa poi in teoria dovrebbe diventare tipo una cura. Qualsiasi tentativo di usarlo causerebbe la morte di moltissimi innocenti, deve essere recuperato. No, daglielo tu. Hai paura? Non ho affatto paura. Allora daglielo. Ha aperto gli occhi. Cosa? L'ha fatto di nuovo. E se fosse uno zombie? Ah! Zombie, stoppa! Mazza, l'avete presa proprio a male, eh? Cioè, comprensibile. Oh, no. Beh, poteva andare peggio. La mia testa! Ok, siamo in possesso del personaggio. Intanto posso dire che graficamente mi piace molto. Ci possiamo abbassare. Il mouse forse è leggermente troppo sensibile. Cerini. Sì, un secondo che il mouse qui mi dà un po' di problemi. Pare meglio. Beh, sicuramente il luogo è vissuto. Non c'è niente che posso già iniziare a prendere. Io già ho l'istinto. E poi, insomma, dovremmo essere tipo una... un elemento di una squadra antiterroristica. Cioè, dovremmo essere qualcuno di abbastanza preparato. Mettiamola così. No, niente news, soltanto musica. Bagno. Qui niente di utile, direi. Vediamo insomma chi ci ha salvato. Mi dispiace purtroppo che qualcuno per salvarci già abbia fatto una brutta fine. Dormi per 3 giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Che è il mio nome? 31 adesso. D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà tutto. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo. Uomo di molte parole. Chiaramente se il capo è di là, io vorrei andare un attimo. Il cerchietto arancione sulla minimappa indica il tuo obiettivo. Ah, quindi in effetti è di là il capo. Quello era il complesso di stanze da cui siamo arrivati.
Non posso correre in questo luogo. Vorrei chiedere scusa al bambino. È il tuo numero. Salma 31? Ah, ho capito. Questa ha delle problematiche un po' più gravi. Sì, decisamente più gravi delle mie. Scusa se ti ho spaventato, guarda, volevo soltanto alzarmi dopo 3 giorni. Come hai detto? Il tuo numero. Sei la 31esima persona che ha contratto l'infezione. Io sono la 18esima. Contratta, eh? Il morso. Si conta tutto. Una dose di antizim in meno, un contagiato in più. Un altro runner è andato. Quindi quelli che ci hanno salvato erano considerati runner. Beh, sì, sembravano abbastanza parkoureschi, diciamo così. Si può saltare? Sì, posso saltare con lo spazio. Mir è morto a causa di questo tipo. Sta zitto un corno. Ora lo prenderà lui, l'antizin di Amir. Pare che anche Amir fosse stato contagiato. Ragazzi, non l'ho fatto mica con cattiveria. Dov'è la stanza 190? Di sopra. Che mo fa il vago, prima stai a parlare di me. Almeno abbi le palle di dirmele in faccia le cose. Stiamo morendo tutti, uno dopo l'altro. Sì, è tipo la costante della vita. Ma io dovrei andare sopra. Tu sei Crane, cioè il 31, quindi Crane. Va bene. Come va la testa? La testa? Ho capito. Senti, finché il capo non mi dice di aggiungerti, non sei sulla mia lista. Va a parlare con lui, così evitiamo di perdere tempo. E ora, scusami. Gentilissimo, man. Il luogo pare vissuto, diciamo. Ok, il quartier generale è di là. Questo signore Zafer. Sto cercando il capo, è lì dentro. Ah, tu devi essere il 31. Entra. Immagino dovrà diventare il mio numero fortunato. Sì, guarda, un secondo solo che c'ho sto vizio, perché proprio sono tipo squadra speciale, devo prima vedere tutte le vie d'uscita, non si sa mai. Nella vita uno deve sempre essere pronto. Pare che sia chiusa questa porta. Forse con un grimaldello potremmo aprirla? Non so, o con del C4. Quello tende ad aprire un sacco di cose. Qui cos'è questo? Una spia di qualcosa? Salve. No, lei è troppo impegnato a catalogare scatole. In effetti immagino ci sia molto da scrivere. Giochi per i bambini, quantomeno riescono a conservare un po' di quella che dovrebbe essere un'infanzia normale. Qui pure invece no, penso che la mappa si riferisca al piano di sotto a questo punto. Bene, andiamo. Allo? Mi devo togliere le scarpe? No. Non pare. Qui non si può andare. Mappe. Qui c'è una cucina. Cucina abitabile. Sta fuori sul balcone. Beh, qui pare dove tengono i medicinali e forse l'antizin, che penso sia quello che ci dovrà tenere in vita da ora in poi, visto che siamo il 31esimo che ha contratto l'infezione. Questa luce è flippantissima. Questa, una mappa della città. Questa ci potrebbe essere utile. Possiamo prenderne una? Giustamente non mi senti che la finestra sarà insonorizzata. Mira la testa. Ricordate i bambini. Beh, sì, tendenzialmente un consiglio sempre valido, a patto che tu abbia una buona mira. Tieni premuto barra spaziatrice per saltare, sì. Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ma sembra giovane questo. Ti sembro troppo giovane. Esatto. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Ah, è lui il capo, davvero? Mazza, ragazzino. Una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Brecken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali e salchiamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antizin è andato perso. Che bello. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Ah sì? Posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Mi serve per la missione. Ok, prenditela. Grande.
Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antizin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la Non è quello esattamente il motivo. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, ti sbagli. Non sono uno scansafatica, io... Ehi, capo... Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al 13° piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. Pare alto il 13° piano. E comunque non sono al capo. Troppo giovane, no? Sono Rain. Il boss è... Ah, ora mi torna. Va dal capo nella stanza 190. Qui abbiamo un generatore. Oh, una statua. Pupazzo di uno zombie. Immagino sia un collectibles. Anzi, visto che è uno solo, è un collectible. Senza la S. Ok. Non c'era nient'altro qua, penso, no? Possiamo correre? No. Oppure... Non sono scansafatiche. Sì, sono d'accordo, non sono scansafatiche. Cerca il superstite al 13° piano. Immagino di dover continuare a salire. Basta. Salve. Con ste barzellette cretine. Ma cosa dice? No. Noi dovremmo essere ultra atletici, ma pare che qui non ci si possa andare. Che gli piacciono le donne di cervello. Mi sai dire dov'è il superstite al 13° piano? Più che altro non è che piano stiamo. Ci sono le guardie. Si può entrare qua? Dove credi di andare? Al 13° piano. A esatto. Cercare delle cose per Rahim. Al 13°? Cazzo, non sarà una passeggiata. Ma qui ognuno deve fare la sua parte. Immagino, non so a cosa sto andando incontro. Quindi mi fai passare? Ok. Ma noi stavamo più in alto o più in basso? Mi sa che stavamo più in alto, mi sa che siamo scesi. Radio. Pure in panza rotta. Che quindi noi stavamo al 9 allora, se... No, al 19 forse era, non mi ricordo. Sono 3 giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità, sto provando a eseguirlo. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina. Aiuto! 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 Un secondo, ne riparliamo dopo. Oh, c'ho un'arma, grande. Si può... Ora posso correre, ok. Qua. Oh. Giù. Sei morto? C'è qualcun altro? Fatemi un secondo controllare prima i dintorni. Qui è chiuso. Ok. Non mi pare ci fossero altri zombie. Chissà poi qui li chiameranno zombie o saranno tipo... infetti. Oddio, tutto bene, amico. Mi sono tagliato mentre cercavo di allontanarlo. Oddio. Non è che ti ha morso? L'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Era un amico tuo? Quello era mio fratello. Non volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Mi spiace. Adesso cerco aiuto. Rahim, sono Crane. Mi trovo al 13° piano. Ascolta, il tuo amico è rimasto gravemente ferito mentre sfuggiva... Qui c'è un po' di sangue. Ce n'era solo uno. Tutto tranquillo ora. Va bene, non muoverti. Faccio scendere Elena. Occupati di Mark? Come mi occupo di Mark? Non muoverti. Lena sarà qui da un momento all'altro. Perché penso che non andrà così liscia? E un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Ti prego,
fai presto. Cerca di stare calmo, ok? Torno subito. Immagino di essere addestrato al primo soccorso. Si può chiudere questa porta? No. Ho una torcia elettrica che non mi pare abbia una batteria. E pare che la nostra arma però abbia una durevolezza, resistenza. Non è un bel posto questo. Ok, nella mappa sono segnate di rosso. Qui immagino che si possa cercare in questi posti. Pezzi di metallo al momento non ci servivano, ma immagino avranno una loro utilità. Io già faccio l'approccio un po' stealth, perché non è che sia proprio interessato a farmi menare da zombie. Non so voi come la vedete in questi casi, ma io tendo a preferire, no? Piuttosto che... Temo ci siano zombie qua dentro. Sento dei rumori però. Temo esca da quella porta in un momento all'altro. Comunque intanto vediamo qua. Non mi fido per niente. Non vorrei fossero solo le mosche, però sono un po' paranoico. Oh, dell'alcol ci serviva. Ci mancano le garze. Qui si può aprire? No. Tu sicuro che qua non si può andare? Nastro adesivo? Beh, è comunque praticamente sempre utile. Ci manca una stanza in fondo, anzi un gruppo di stanze. C'è niente che mi sto perdendo qua, sì. Mi sto perdendo delle cose fondamentali. Perché lì c'è un'altra torcia? Ah, forse era quella di Mark. Con calma. Non facciamoci prendere dall'ansia. Ok, lì c'è qualcosa che possiamo prendere, ma prima controlliamo non ci siano zombie pronti ad attaccarci. Ok, a meno che non sia nell'armadio. Ok, pare di no. Non c'è nulla di interessante qui. Abbiamo del... No, pensavo cibo, ma pare essere una lattina vuota, almeno da come... Elementi elettronici. Ok, immagino saranno di un qualche utilizzo più avanti. Poi qui... Nastro adesivo. Ci manca ancora della garza. Immagino forse nel bobiletto del bagno. Garza, eccola qua. Bene, questo è tutto ciò che ha chiesto Mark. Vediamo se funziona. Premi I per accedere al menu progetti. Sì, lo faccio davanti a Mark. Non vorrei che nel frattempo arrivassero degli zombie. Ciao Mark. Allora, nello zaino abbiamo qui armi tube. Pezzi, garza, nastro adesivo, lattina, ma ho tipo un menu di crafting già, progetti, eccolo qua, kit soccorso, alcol e garza. Se lo doppio clicco, ce ne crea uno. Non ho nient'altro. Qui abbiamo delle abilità, dove chiaramente siamo a zero. Usa il kit, mappa non disponibile, va bene. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio. Vediamo un po'. Garza e alcol, eh? Primitivo. Meglio di niente, direi. D'accordo, grazie. A lui adesso ci penso io. Ah, c'è un po' di gente adesso. Mi ho fatto un po' di esperienza. Bene, numero 31. Va bene. Hai un'arma molto simile alla mia. Come posso cambiare velocemente? Ah, forse adesso non posso più usarla perché è diventata una zona sicura? Beh, non penso che sia... Ah, Rahim. Forse ti avevo sottovalutato. Lascia perdere, non è importante. Voglio solo restituirvi il favore. Va bene, vieni da me. Dobbiamo parlare del tuo ruolo nella nostra organizzazione. È dall'altro lato? Il mio ruolo nell'organizzazione...
Oh, sono appena venuto da là. Mi sta a far fare il giro tondo? Ah, perché prima non potevo aprirla. Giustamente, avevo un blocco emotivo. Ok, adesso ci permette di correre anche qui dentro. Oh, molto meglio. Questi non ci si può parlare. Questa prima era chiusa, è ancora chiusa? Sì. Ok, lì dove si possono fare i progetti, immagino. Allo? Io vorrei ancora parlare col capo in tutto questo. Ok, tutto fatto. Non è stato difficile. Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim, sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive, davvero? Non ho mai parlato di esplosivi. Pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai. Nostra madre è morta. Ah, la sorella. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jane, giusto? Yeah. Quella che ci ha salvato. Giusto, grazie. Devo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Non mi sta simpatico, ma niente, ci proverò. Esplosivi, Rahim. Esplosivi, eh? A me già piace di più il discorso. Cioè, qualsiasi cosa permetta di distruggere altre cose a distanza senza rischiare la vita, l'apprezzo. Ma molto assai, guarda.